Signori, mi trovo qui al campo dell'MSP, sulle panchine dell'MSP. Sono qua perché tra pochissimo i ragazzi faranno allenamento e si prepareranno per quello che sarà un'altra sfida di campionato. Diciamo che in questo periodo le cose non stanno girando nella maniera corretta. Siamo reduci dalla sconfitta nella partita in cui mi sono appunto fatto male, quindi nel recupero in cui mi sono fatto male, e quindi diciamo che non stanno andando molto bene le cose. Per quello che riguarda me, tra pochissimo mi toglierò il gesso e nel prossimo episodio vedrete appunto tutto quello che sarà la conseguenza di ciò che è accaduto dopo il gesso. Quindi andrò in ospedale, mi toglierò il gesso e il dottore mi dirà appunto i tempi di recupero. Adesso dovremmo anche andare a recuperare tutti quelli che sono stati gli episodi che abbiamo perso dell'MCT. Grazie anche a queste pause delle feste riusciremo a metterci in pari. Detto questo, signori, vi invito come sempre a seguirmi su Instagram, dove vi tengo aggiornati su quelle che sono le mie condizioni e tutto quello che mi succede e che mi sta succedendo. Detto questo, io spero che in questa giornata possano fare veramente bene, spero che facciano bene per quello che è il nostro cammino dell'MSP. Lo so che è un grandissimo dispiacere per voi non vedermi in campo, ma lo è anche per me, soprattutto venire qui a sedermi dove vorrei stare la domenica, ma purtroppo non riesco e non posso. Signori, ci vediamo direttamente agli allenamenti e poi alla partita ufficiale. Forza sempre MSP. Speriamo bene per i ragazzi. Let's go! Partita fondamentale quella di quest'oggi tra Consandolo e MSP, valevole per la 12ª giornata di campionato di promozione. Io sono Pipega e come al solito vi accompagnerò in questo match fondamentale per la cavalcata dell'MSP, che oggi avrà veramente tantissime assenze. La coppia d'attacco quest'oggi sarà Bartolini e Constad anche. Chissà se riusciranno a portare a casa con le loro prestazioni i 3 punti fondamentali per l'MSP. Sappiamo dell'assenza di Goyo Ormella, sappiamo dell'assenza di Samuele Afrije, che avrà ancora parecchie settimane. Quindi, signori, buon match e benvenuti a Consandolo contro MSP. Rimessa laterale per l'MSP, pallone all'interno, recupera palla subito il Consandolo. Buona la chiusura difensiva, ma ancora il Consandolo che recupera palla, l'apertura verso il terzino, il numero 3. Attenzione, parte il cross, la chiusura, però il pallone rimane dentro l'area, il pallone per Colino, appoggio per il capitano. Subito il Consandolo ancora con il possesso del pallone, sulla tre quarti, dentro per il bomber numero 9, Colino, ma buona la chiusura della difesa, anzi no, ma era fuori gioco. Qui ci prova l'MSP, buona la chiusura della difesa. Poi il lancio, Ine che intercetta il pallone per Bartolini, che però viene chiuso dalla difesa ferrarese. Ancora il Consandolo, parte il cross, il tocco probabilmente di mano e sì, calcio di rigore.
calcio di rigore per la squadra ferrarese. Rivediamo, mi sembrava che il tocco fosse avvenuto su un rimpallo. Parte il bomber numero 9, spiazza Simone Pechini. Il Consandolo dunque in vantaggio per 1-0. Poi l'attaccante mi sembra dire qualche parolina verso Simone Pechini. Squadra ferrarese in vantaggio, ma l'MSP non ci sta. Il pallone per Dondi, che taglia dall'auto di destra verso sinistra. Costa, parte il cross, molto bella la chiusura da parte del portiere. Ancora il pallone per Inek dentro l'area, chiuso dal centrocampista centrale. Moto perpetuo a Zannoni. Rimessa laterale, dentro per Dondi, grandissima giocata, recupera il pallone Bartolini, Don Vito lo anticipa e la chiusura da parte della difesa, ma l'MSP sembra esserci. Ancora Don Vito lo scarico di Bartolini, ancora Don Vito ancora per Bartolini, buonissima la giocata e calcio di punizione da una posizione molto invitante per il destro di Inek o il sinistro di Consta. Attenzione, parte il tiro di Inek, la chiusura da parte della barriera, ancora capitan Rotatori, e qua c'è un altro fallo, il pallone che arriva su Zannoni, ma l'arbitro fischia perché il vantaggio non si è concretizzato. Vediamo se andrà col sinistro Consta, e invece no, ancora Inek, parte il tiro, il pallone che però si perde sul fondo, buona la girella da parte di Inek, pallone che però non trova lo specchio della porta. 37esimo, il pallone per l'esterno d'attacco ferrarese, poi parte il tiro, la chiusura di Rotatori, ancora il Consandolo in attacco, parte il tiro cross, Pechini fa buona guardia, recupera il pallone. Giro palla da parte del Consandolo, qui un errore grave, Bartolini recupera palla, dentro per Dondi. Dondi la cavalcata, c'è Don Vito tutto solo dentro l'area, parte il cross, Don Vito, no! Incredibile ciccata di Don Vito da solo dentro l'area, poteva fare qualunque cosa, non è stato freddo nello stoppare il pallone, prova il tiro di prima, di destro, e con questa azione finisce il primo tempo, Consandolo avanti 1-0 sull'MSP. Ragazzi, è finito il primo tempo, siamo qui con Samuel in videochiamata, e vediamo cosa ha da dire. Purtroppo vuoi il risultato? Spoiler? Sì, per forza. Allora, 1-0 per gli altri, gol su rigore. E grande occasione a fine primo tempo per Don Vito davanti al portiere, ma la ciccata purtroppo non ha fatto niente. Va bene, dai, speriamo bene per il secondo tempo. Forse è MSP, dai, ci credo, vediamo. Ce la faremo. E allora andiamo con il secondo tempo. Partiamo subito con l'attacco da parte del Consandolo, con Colino, parte il tiro bellissimo e la grande parata sul bellissimo tiro di Colino da parte di Pechini, parata molto plastica ma assolutamente difficile ed efficace. Ancora Consandolo con questo tiro da fuori, assolutamente dalle bassissime probabilità di gol. Qui calcio d'angolo per l'MSP, siamo al 66esimo, Costa con un mancino tagliato, dentro per Bartolini, la rete! Bartolini riesce a pareggiare questa partita che stava diventando assolutamente complicata, bellissimo il pallone di Costa, riesce a pareggiare, bellissima la rete da parte di Bartolini, sempre più bomber di questa squadra. Calcio d'angolo per il Consandolo che non ci sta. Parte il cross, attenzione, il colpo di testa e la rete da parte del numero 11 del Consandolo, Badige tutto solo, e qui la marcatura di Inek che si perde, l'uomo assolutamente colpevole di questo gol. Pazzesco, tanta fatica per recuperare il risultato, ma in questo momento l'MSP è sotto 2-1. Attenzione, il calcio d'angolo di Costa, direttamente in porta! Direttamente in porta! Il numero
numero 10 col piedino fatato, il mancino magico, finisce in rete proprio allo scadere del match. L'MSP recupera questa partita e si porta a casa un punto fondamentale per la classifica contro una squadra arcigna come quella del Consandolo. Bene così, 2-2 il risultato finale tra Consandolo ed MSP. E allora ragazzi, siamo giunti alla fine di questa partita 2-2, davvero una partita, non dico clamorosa, però ci sono state azioni da una parte e dall'altra, molto equilibrata. Stavamo in svantaggio per un rigore, un po' dubbio, però secondo me c'era. Ci può stare, cioè, un po' sfortunato, sì. Non l'abbiamo mollato, infatti abbiamo trovato l'1-1 nel secondo tempo. Sì. Loro comunque una buona squadra, per giocatori. Il 9 ho sentito che giocava in Serie C, anche l'11 molto bravo. Sì. Poi dopo purtroppo siamo di nuovo passati in svantaggio su calcio d'angolo, sulla nostra disattenzione. Poi clamoroso, e poi all'ultimo abbiamo trovato il gol che da una parte ci meritavamo, perché non abbiamo mai mollato, ci abbiamo creduto fino alla fine. Gol così non si vedono tutte le domeniche. Un bel gol. Da parte di Norbi, il 2005. Norbi, il nostro 2005, che anche lui ci sta dando una mano anche nell'ultima partita, sta giocando bene. Purtroppo oggi Samuel non è riuscito a venire a vedere la partita, perché comunque ha ancora male, certo. è lontana. Deve riposare, perché vuole recuperare al massimo per tornare in campo il prima possibile, anche se ci vorrà ancora un bel po'. E sperando la prossima partita in una bella vittoria per magari risollevare gli altri. Prossima giocheremo contro l'Osteria, sono primi, però ce la giochiamo. È una grande squadra. Sì, perché si chiama Osteria Grande, quindi. Detto questo, ci vediamo al prossimo ciao video. Ciao ragazzi.